con l'idea di restituirlo un po' al quartiere, ed è uno spazio anche non solo affettivo per loro, ma anche di notevole importanza storica per il quartiere, perché in realtà è il punto più antico dove c'è una testimonianza di vita a Napoli, nel senso che negli anni 50, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, durante i lavori di ristrutturazione di uno dei palazzi, negli scavi vengono rinvenute delle tombe neolitiche del 3000 a.C., con dei residui umani, con dei resti umani, con del vasellame, pugname ed altro materiale che adesso è conservato nella sezione di paleontologia del Museo Archeologico. Questo è giusto per darvi, diciamo, un'idea del luogo dove siamo, ma in generale per chi non è di Materdei, o anche perché di Materdei non conosce a fondo la storia del nostro quartiere, che siamo in un luogo ricco di storia, e quindi Dora ha voluto che questo spazio diventasse a tutti gli effetti, e noi gli stiamo dando una mano in questo, uno spazio culturale. Abbiamo fatto già 3 eventi, questa sera è il quarto, si intitola espressamente Napoletano, e capirete il perché, ma io lascio subito la parola a Giuseppe con la prima canzone che dà l'avvio alla serata. Grazie e buon divertimento. Does this love for? Niente è cagnato, ma io credo ancora. Guarda speranza che sta innanzi a me, sciacqua faccia volesse per e torna a sbattere cuore. Renna amare che stalba che muore. Caffè, caffè, che sì, quando si doce tutto ci sogni, ma piccia bocca mi fai consumarmi, tu mi vieni a scelta, e se ho buongiorno che aspetti campare, e fumare caffè, caffè, sì che sì, quando si doce tutto ci sogni, troppo dormito mi viene a scelta, e sì un buongiorno per chi aspetta i campi. Gli sono pulicinelli sti progetti, non li tratto, no, troppa nobiltà. I campi mi sa gente me ne fotto e allenamento poi tira a campare. La maschera Pulcinella è qualcosa che mette insieme la sovrannaturalità e il demonio, il riso e il pianto, e non a caso rappresenta i napoletani, anche se spesso quando uno si dice ma parlano Pulcinella non è proprio un complimento, ma a volte è qualcosa di offensivo, come in questa poesia di Libero Bovio diventata poi una canzone, dove il Pulcinella di turno è il fidanzato che viene sbeffeggiato dalla sua amata. E sto aspettando questo mandolino, l'ora canzina se ne dà salute, mi sono nascosto dentro sto giardino, per non fa sapere che sono sempre io che cerco, scusa a te. Te voglio tanto bene, te voglio tanto bene. Tu dica zitto, 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 che si allucca gente che non sa niente, può sentire. Te voglio bene, fammi tanto. Te voglio tanto bene, te voglio tanto bene. Tu dica zitto, 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 che si allucca gente che non sa niente, può sentire. Te voglio bene. Sono tantissime. Il termine probabilmente deriverebbe o dal turco o dall'arabo, e la pianta sicuramente nasce tra la Persia e lo Yemen, quindi diciamo nel Medio Oriente. Ma come arriva qui a Napoli?
In realtà questa bevanda pare si diffonda innanzitutto grazie ad un pastore yemenita, il quale si era accorto che quando le sue capre mangiavano di sera queste bacche, in realtà non andavano a dormire, erano molto più vispe di quello che erano solitamente, e quindi immagina di tostare queste bacche e di farne poi un infuso. Ecco che nasce la bevanda del caffè, che poi incomincia a circolare verso la metà del 1500 in tutta Europa, da Londra a Vienna a Parigi, fino ad arrivare in Italia non a Napoli ma a Venezia, che all'epoca era la città mercantile per eccellenza. Come arriva allora a Napoli il caffè? Anche qui le leggende sono diverse. Secondo alcuni nasce come una medicina, come quasi ci accennavamo prima, e quindi è la scuola medica di Salerno che la porterebbe qui a Napoli, piuttosto che dei musicisti che del 600, girando in Europa, apprezzano questa bevanda e quindi la riproducono qui. Ma la leggenda più così affettuosa e più romantica è quella che vedrebbe protagonista Maria Carolina, che è la moglie di Ferdinando di Borbone, di origini austriache. Lei aveva assaggiato questa bevanda a Vienna e quindi fa nascere qui a Napoli le prime case del caffè. Qualunque sia il motivo per cui il caffè arriva a Napoli, fatto sta che quando vi giunge diventa poi, diciamo così, Napoli la patria, la capitale del caffè in Italia e, se vogliamo, anche un po' nel mondo. Tanto è vero che poco più tardi Pino Daniele in una sua canzone dirà: pigliamoci una tazza e caffè, pa' cuncia bocca pure a chi non può sapere. Una tazza le caffè, la sigaretta coppa con un bere, e noi tiramma annanza che rulure panza, e invece ci aiuta, ci abbuffa nei caffè, tazzule, le caffè, e mai niente ci fanno sapere, e stanno chi ne sbaglia e fanno sull'ombrone, invece ci aiuta, ci abbuffa nei caffè, e noi passa a me, guai, invece era una mano, lisciano, savattano, si mangia la città. Dal 700 in poi si svilupperanno, e soprattutto lungo l'asse viario di via Toledo fino a piazza del Plebiscito diventeranno non solo luoghi di incontro, ma diventeranno anche lì luoghi dove la gran parte delle decisioni politiche e amministrative della città verranno prese. Il caffè resta però un motivo di incontro per stare insieme e fa parte un po' del carattere di noi napoletani, no? Che siamo accoglienti diciamo per definizione, un'accoglienza che a volte si traduce anche in gesti molto espliciti, affettuosi, come un sorriso e come una stretta di mano, anche quando a volte queste strette di mano possono causare non solo qualche problema. Rosario Covella, carissimo, Lello, non mi hai riconosciuto. Lello. Lello Lungo. Lello Lungo. Qui Lello, scusa, non ti avevo riconosciuto, mamma mia. Sei cambiato parecchio. Io ho passato tante di quelle disgrazie, lo sai. Mi hai fatto una brutta riuscita però. Ma tu non te ne eri andato da Rossini, in Africa? In Africa, bravo, lo sa, ma non ne parliamo, frate, non ne parliamo. Tu avevi un bel posto di ragioniere. Sì, lo sa, io avevo un bel posto di ragioniere, ma l'azienda è fallita. Io ho perso il posto di ragioniere, lo sa, ma non ne parliamo. La famiglia, i figli. Hai aperto un'altra piaga, lo sa. Ma non ne parliamo. Vabbè, lei è un salto buono, no? Non parla a me, che la chiamano muto qua, scusi. Per non affliggerti con le mie disgrazie. E per non affliggermi, mi la passa a casa, ormai sei passato. Io andai in Africa, come hai detto prima, scoppiò la guerra civile. Questo l'abbiamo detto. E fui fatto prigioniero. Ah. Due anni a pane e acqua. Cosa pensi che sta panza su pizza?
queste polpette, maccaroni. No, ti mangiate un africano, che no. No. È tutta l'acqua dell'Africa. Ah, è l'acqua dell'Africa. È questo, mica è sudore. Questa è ancora l'acqua dell'Africa che mi esce dai porti. E vabbè, ora fai virare un butto. Insomma, tu avevi il posto di ragioniere, hai detto. Ma io in un momento di disperazione, lo so, pensa io, grande ragioniere di una grande azienda, mi misi in un angolino di una strada a fare il venditore ambulante. Vabbè, però il lavoro nobilita l'uomo. No, ti stai sbagliando, lo debilita. In un momento di distrazione, non so rubare nel cravatto con tutto quale giù. Maledetta guerra. Bravo, lo so, bravo. Maledetta bravo. Guerra, come fa? Sì, Ma dimmi una cosa, scusa, ma i tuoi figli poi? Sì, Renatino, il più grande. Renatino, Renatino è quello con i capelli rossi. No, quello con i capelli rossi è la femminuccia, Maria. Giusto, hai ragione, Maria è quella che suonava bene il violino. Il no, violino. Quello che suonava un buono violino è Renatino, lo so. Renatino, no. Ah, aspetta, Renatino è quello che giocava bene a scacchi. No, no, chi no. L'è chi l'ha, te lo so. Chi l'ha, fermo, ricorda Renatino. Facevo il master di scacchi e ricordo la vedo, dicevo. Che ha fatto Renatino? Quello proprio Renatino, due mesi fa. Fu investito da un cambio della nettezza urbana, lo so. Renatino? Il costume rotto, con le gambe spezzate, trauma cranico. Mamma mia. Prognosi riservata. Riservata? In che senso, scusa, riservata? È che il medico si riservò la prognosi, lo so. Vabbè, però qua hai sbagliato tu. Sì, perché dovevi sono il padre di Renatino, se permettete la prognosi me la riservo io. Eppure si fosse, lo so, glielo cambrano, la prognosi di Renatino, sotto roccia, la gigante. Vabbè, per sdrammatizzare, mamma mia. E che c'è da drammatizzare? Con queste disgrazie c'è da drammatizzare. Una notizia buona, niente, tutto guai, solo guai. E vuoi sapere un'altra? Vabbè, un altro sei guaiato, ribello. Pecco una cinquina a bancolotto. Una? Cinquina al bancolotto. Beh, allora ci sta una bella notizia. Si è perduto un biglietto. Lei lui si è perduto un biglietto? Lo sa, si è perduto un biglietto, si è perduto il biglietto. È un'affermazione, allora, si è perduto il biglietto. Si è perso un biglietto. Tu parlo tu contro l'arma, ma beh, che succede? Ma non mi hanno provato. Ma tu ti fa proprio bene ricere, però hai fatto un dicere, mamma lo guarda. E non ci ho provato. Non cominciamo nella da quello proprio settimana scorsa che mai a Don Gervasio. Chi è? Non ricordo padre che a Don Gervasio. Ho portato lì, che non l'avevo ci avevo detto. Era appena più me lo ricordo. E mentre poi la bella dire quella casa, perché che si è ridotta casa lì? Mentre mi sento a bene ricere con la catenella là, Vincenziero, là come si chiama? Vincenziero, c'ha un nome, Vincenziero. Però mentre sta a bene ricere, ci spezza la catenella, Vincenziero, faccio un prego di sarà buon fronte. Mamma mia, guarda, non è lui, però tu fai paura, non mi ricere niente, fai paura. Sono sei giorni pure che non mangio. Sono sei giorni, se continuo così faccio una pazzia, lo so. Vabbè, pure una cinquantina di giorni, malamente non te facesse, però aspetta, vieni a casa. Ma che stai facendo? Vabbè, non ti preoccupare. Mi mortifichi, lo so. Non ti devi mortificare, non... un piccolo aiuto. Ma pensi che io ti stia raccontando tutto questo proprio per arrivare a questo? Non è a questo, non ci dobbiamo arrivare. Arriviamo a questo. Ecco qua, un piccolo aiuto, ma aumenta, poi il resto. Pure tu avresti fatto la stessa cosa con me, non ti preoccupare. Quando ti tiri si passa a casa, una volta lo so. €50. Ma sai, vedi questi €50? Viste, non viste più. Proprio settimana scorsa, 10 giorni fa circa, ho fatto la spesa dal salumiere che mi ha fatto debito. 49 glieli porto a lui e mi è rimasto nero. Babbo, ha capito, in acca. E che stai facendo? Un altro piccolo. Nuovamente, no, non posso proprio accettare. Del resto se io mi trovo nelle stesse condizioni di tu non mi avresti aiutato. E chi lo sa? Come chi lo sa? Chi lo sa se tu avessi accettato? Vabbè, comunque ecco qua, Raffè, prima o poi passa, poi se non passa è meglio, perché non è che devi tanto pure, comunque mi chiede che sto mantenendo, fammi stare quieto, però quando capita passi di qua, sai dove abita e me li dà, va bene, è chiaro. Non ti preoccupare. Ecco qua. Questo vedi, lo so, questo 50 pure. Volerà. A me sono volato 100, ma non da niente, che cosa già dici? Proprio €30. Glieli devo al medico che mi ha fatto la visita in questi giorni. €20 andranno via tra calze e pomate in farmacia. Per Renatino? No. Lo so. È per me proprio. Per te? Ma che tiene? No, niente, lo so, non ti voglio proprio affliggere più perché ti ho raccontato tutte queste disgrazie, questi qua. Ti ringrazio, io ti voglio salutare, vado di qui. Siamo amici ad andare, ti pigliate, ci interna, mi sono messo a disposizione, però se per me voglio sapere che tiene. Guarda, ho vergogna di ma non so tratti di avere vergogna, fammi sapere che c'è una cosa importante per me, se si ti posso dare una mano da niente, si proprio può sapere. Tengono pochi scappi. Mamma mia, ma ti preparo io stamattina.
ci verrebbe da pensare che noi napoletani, semplicemente per essere nati qui, abbiamo la napoletanità incorporata. In realtà non è così, non è vero, perché abbiamo napoletani che di napoletanità hanno poco o nulla, abbiamo non napoletani che sono invece un simbolo della napoletanità. Pensiamo a De Sica, a Modugno, piuttosto che a Mastroianni, solo per fare qualche nome di personaggi, artisti che non, pur non essendo nati a Napoli, hanno portato Napoli nel mondo. E allora noi, la napoletanità che cos'è? È l'insieme delle nostre storie, del nostro modo di vivere, dei miti, dei riti, dei culti che abbiamo, della musica, della cultura in tutte le sue sfaccettature, di personaggi, di figure e di luoghi che ci fanno rivivere la magia di Partenope. Resto mare busilla, ogni notte mi sente cantare, piscadosti parole son lacrime, Maria che lontana mi sta. Dormo mare, poco a poco, tutta pace attorno a me, ma perché mi lasciate mentre io moro stanotte a te? Dormo mare, poco a poco, tutta pace attorno a me, ma perché mi lasciate mentre io moro stanotte a te? Uno delle cose veniva ufficializzato il fidanzamento e c'era poi l'individuazione della data del matrimonio. Contemporaneamente occorreva preparare il corredo sia, diciamo, per quello che serviva in casa, sia per tutto quello che occorreva poi allo sposo e alla sposa in termini di vestiario e di altro. Venivano identificati anche i padrini e la sposa regalava poi al padrino un fazzoletto di batista. Ecco perché noi usiamo l'espressione ogumbaro agumbare fazzulette, perché era legato a questa usanza. Quando c'era poi il matrimonio religioso, c'era poi la festa e c'era poi gli sposi che per almeno due mesi dal ritorno dalla luna di miele dovevano passare tra tutti i parenti, non per consegnare le fotografie come si faceva fino a poco tempo fa, ma all'epoca, non essendoci ancora questa usanza, semplicemente per farsi riconoscere come coppia all'interno, diciamo, della società. Mio padre mi raccontava sempre, prendendo in giro mia mamma, quando lui era andato a parlare con mio nonno. Diceva mio nonno, quando si presenta a casa, dice: Renà, ma tu che capite? Che capitino? E mio padre gli risponde: mio nonno era sarto, ma perché mi ha da fare un cappietto? In realtà era, diciamo così, una fase importante del matrimonio e quindi noi ve la vogliamo rappresentare e ricordare, così come ha fatto Lello quando si è andato a presentare dal suo suocero Rosario per chiedere la mano della sua futura sposa. Pronto? Maria, fammi un piacere, io sono un attimo al piano di sopra. Vedi, deve venire un giovanotto che si vuole fittare la casa al Vomero, anzi se la vuole comprare. Fallo aspettare un poco, io 5 minuti e scendo, devo essere che sapete, così ce l'ho ammestato pensiero, io 5 minuti lo fai aspettare. È permesso? C'è nessuno? Ma non ho capito, hanno rimasto il cancello aperto e mi hanno fatto entrare così, mi hanno rimasto da solo. Mica capita tutti i giorni di andare a chiedere la mano della fidanzata ai propri genitori, io mi sento pure in imbarazzo. Il papà non lo conosco neppure, chissà che persone, ma no, speriamo bene. Buongiorno, salve. Dovete scusare se vi ho fatto aspettare, ma no. È andato un attimo al piano di sopra. Io sono... E voi siete quello che ci siamo sentiti per tempo, no, infatti, dirmi... non vi preoccupate, c'è bisogno, no, che parla, quella... lasciamo stare, non perdete tempo. Sarà messo lì. Io vi dico subito una cosa, per me la cosa importante di una persona quando la vede è la prima impressione. E voi mi piacete, mi avete fatto una bella impressione. Mi fa piacere. Mi fa piacere veramente darla a voi. Voi già la conoscete? Sì, la conosco. Io me ne sono innamorato. Certo, quella da fuori si presenta bene. Benissimo, benissimo. Benissimo. Allora, io ti devo dire tutto però, perché sapete con me, quando passo tempo, passo un po' di tempo, qualcuno...
con il tempo, come si dice a Napoli, le zille vengono fuori. Le zille. Ascoltate, allora, io per primo l'ho usata io. L'avete usata voi? È naturale, l'ho usata io. E posso assicurarvi che è fatta bene sia sopra che sotto. È fatta benissimo, proprio veramente. Quando entravo io, in una seva mai una tenanza, si sente sempre dal lato posteriore. Da dietro? Entravo da dietro, perché è proprio per questo, tra 6 e 10, la rete si è consumata un pochino. Si è consumata nulla? L'ho consumata io, certo. Allora io poi sono del mestiere, capito? Un'altra cosa importante, poi che entrate, vedete che sicuramente sentirete un poco di puzzo. Passate tanto tempo che l'ha fatta la muffa, capito? Ha fatto pure la muffa! Certo, è a causa di una perdita che te ne ha al lato di sotto. Scorra pure! Scorre un cucurillo però, non è un cucurillo, perché è per questo tanta gente che sono venute, guarda, fatti il coso loro e poi se ne sono tanta venuto. Gente! E me l'hanno... Perché scusate, voi pensavate che eravate il primo? Bene, sì! Ma guarda, ma chi non sa che loro sono venuti, hanno fatto i compiti loro, sono trasuti, sono asciutti e poi me l'hanno lasciata così. Li hanno fatto proprio pure, l'hanno fatto. Un'ultima cosa, e poi cosa poi, non a me nemmeno metterli chiaro. Sicuramente con il passare del tempo, vi ripeto, mo avrà fatto pure il foligno. Pure il foligno! Vabbè, voi questo lo risolvete. Ah, cioè, come voi, lo risolvete? Voi chiamate una bella impresa di pulizia. Ah, un'impresa? Proprio 3-4 operati. Ah, poi una piccola impresa, 3-4 in loro. 3-4 in loro, non se la fanno in arena, annanza, fora, sotto. Vedete che voi non sentirete più niente. No, sono rubare le corna. Allora mi piace, me la prendete senza che a breve, di vostro interesse, no? Se la voglio. Io non ci penso nemmeno. Scusa, come non ci pensate? Ma chi è? Qui la vita allargata, la vita sfruttata, la scuola, la fatta e felina, ma cavoli della madre da bella è stata per buona. Ma scusate, ma... Poca caffettina. Poi prepara la zuccherina e poi si mette a pensare al problema della conoscenza e dice... Stanotte ho risolvi. È bello sforzo. Con il caffè davanti il problema della conoscenza ormai lo possiamo risolvere tutti. O almeno io sì. Così Riccardo Pazzaglia no, descrive nel suo odore di caffè quello che è il rapporto dell'umanità con il caffè. Sarà poi Edoardo, poco tempo dopo, in Questi fantasmi, a raccontare il rapporto dei napoletani con il caffè. Un rapporto che nasce in realtà con l'invenzione della cucumetta, che arriva a Napoli in realtà da altre città, quindi non è un'invenzione partenopea, anche qui sfatiamo un altro luogo comune. Cucumella che poi sarà soppiantata dalla moca, l'invenzione del signor Bialetti negli anni 30, il cui nome è un omaggio alla città moca dello Yemen, che come vi avevo raccontato prima, probabilmente è la patria di quel pastore che ebbe l'intuizione di tradurre queste bacche in una bevanda. Edoardo in quel monologo ci racconta qual è il rapporto di noi napoletani con il caffè. È un rapporto personale, quasi di amorosi sensi. Deve essere particolare la dose, l'uso dell'acqua, il colore che viene fuori, il profumo con famoso cupotiel per non farlo venire fuori. È un rapporto, come vi dicevo, di amore, perché la caffettiera e il caffè ha da essere con me una femmina, tutta per me. Io mo non canto per te, canto per te, non te voglio vedere come una volta. Tu non sei niente per me, niente per me. Non sai più che non mi tieni tu, Maria. Ora Gesù il vostro cuore non può soffrire, n'aria serena vostro amore non può morire, n'aria serena e tu sola sei tu, non mi fa perdere sta gioventù. Te voglio bene, sì soltanto a te, Maria. Te voglio tutta per me, tutta per me. Te voglio bene, sì soltanto a te, Maria. Si sensi come quello che abbiamo con il caffè, a volte come nel caso di Lello bisogna scappare perché c'è non più affetto ma indifferenza tra i due
amanti. E questo sentimento ci viene descritto magistralmente da questa canzone che poi viene resa famosa e celebre da Sergio Bruni, e noi l'ascolteremo nella versione di Giuseppe. Sono di questa usanza che c'era di lasciare un caffè pagato e quindi poi qualcuno di tanto in tanto entrava nel bar per chiedere se stanno un caffè sospeso. In realtà non era un atto di carità, era proprio il piacere dei napoletani di condividere un momento con gli altri, no? Perché il caffè è anche dialogo, complicità, intimità. Tanto è vero che, se vi ricordate, c'è una scena di un film di Massimo Troisi dove c'è il professore, dove lui ogni tanto va a casa, insomma, la usa come una sorta di garçonnière. C'è questa tristezza, no? Quando vede la macchinetta da una tazza. Cioè, questo già parte col presupposto che sa da video un caffè solissimo. Quindi no, di questa solitudine che per i napoletani è qualcosa che è quanto più lontano da noi. E ce ne accorgiamo anche nell'approccio che hanno i nostri anziani. I nostri anziani, come un po' tutti i napoletani, sono degli artisti, sono dei cabarettisti. Basta a volte sostare in un parco, in un giardino, in mezzo a di noi, a aguzzare un po' l'udito, sentirli parlare e ci si rende conto che sono veramente, diciamo, degli attori, no? Dei cabarettisti che scrivono battute così, all'impronta, senza nemmeno rendersene conto. E che in questo modo, se vogliamo, diciamo, cercano di combattere questa solitudine che, per quanto rara qui a Napoli, è difficile, a volte può travolgerli. Allora facciamo finta in questo momento di non essere nel giardino di Rora, ma di essere in un parco e di sentire quello che Lello e Rosario fra 30-40 anni si diranno quando si incontreranno nuovamente. Guardi che finaggio fa, è meglio senza. Su passone, ciao, dimmi come. Rafa, che è? Da quando è arrivato Spretta? A 3 euro faccio. Oh. Che re? Ma che ne pensano un sprezzi? Oh, io mi trovo così bello con un pendelano. Raffa? Che re? Ma tu hai capito perché l'euro si chiama moneta unica? Perché? Perché a fine mese è difficile che te ne restino roia. Gabbiano, senti Gabbiano. No. Ma vuoi cambiare? Sono io che sto ridendo. E perché lì? Hai fatto una battuta, mi è venuto da ridere. Ah. Caffè? E dove è buono? Non me ne parlo. Sono stato dal medico. Ha detto che mi ha già fatto analisi. Ah! Ora retto! Non fa niente! Pienza saluto! E è proprio quello che mi preoccupa, capito? E che ti devo dire io? Perché? Scusi, io sono stato da me. Mi sono fatto gli analisi. Mi ha detto che tengo lights. Che tiene? Lights! Come dillo con lights! Simone! Ah! E perché con l'Ips si campa! Hai visto come fu guè? Dove fa guè? Te lo devo ripetere. E non hai già capito, no? Hai visto come fu guè? Oh! Oh guè, non ha fatto guè! Ma lo spiega da pure... Il governo! Ah, oh guè! Come fu guè? Ha detto che vuole aumentare l'IVA! Ah, babbo, basta che non aumenta l'uva. Raffa? Che re? Hai visto a Nico? 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 Nicola? Nico? E che ha fatto Nico? Si è messo in bypass. Ha fatto buco. Quando arrivo a casa non trovo mai gli spicci. Caffè? Che re? Hai visto? Nemmeno più la spesa si può fare. È aumentato tutte cose. Io penso che sono andato a fruttivendo. Voleva accattare via su qui le funghi. E lui sai cosa mi dice? Mezzo chi? 5 euro. E tu che hai fatto? Ha cercato mezzo chilo di mulino. Ma non è la stessa cosa. E dai, tanti mi faccio affungere io. Raffa?
Che re? Dimmi una cosa. Ma lui rimane a me alle seguì di giornata. Ma non ti fanno poca impressione? Posso dire una cosa? L'importante è che diamo noi a rete e non stiamo noi a indo. Alla caffè spesso noi napoletani siamo abituati ad abbinare un dolce. È quello che tra poco vi offriremo, quindi un caffè con una sfogliata. Però anche qui i dolci e la cucina sono un altro, diciamo, elemento della napoletanità. Sui dolci però c'è un bel po' da raccontare, perché anche qua, diciamo, siamo convinti che tutti i dolci siano nati qui a Napoli, soprattutto quelli più storici. In realtà poi non sempre è così. Partiamo dal babà. Dal babà che in realtà non nasce qui a Napoli, ma nasce in Polonia. E nasce da un nobile, un certo Matteo Lenzischi, che era parente di Luigi di Francia. Quando ci sono le guerre di successione, lui scappa dalla Polonia e si rifugia dal cugino in Francia, non sapendo poi la fine che attenderà il cugino. E lui aveva provato a fare, insomma, impastare. La leggenda vuole che lui fa questo impasto, insomma, che però non gli viene bene, gli viene quasi, come noi avremmo detto a Napoli, con un'espressione onomatopeica, ammazzaruto, no? Sanduzzava in gang, su cosa. E nel prendersela con il suo assistente pare che gli lanci una scarpa, ma invece di cogliere dietro la nuca il servo colpisce una bottiglia di liquore, la quale quasi magicamente si versa su questo impasto, quindi lo inzuppa e lui lo assaggia e dice: azza, però a così, diciamo, non si annozza ed è più gradevole. Allora il papà dalla Polonia arriva in Francia. La domanda nasce spontanea: come arriva qui a Napoli? Arriva a Napoli perché la Francia, soprattutto nel 700 e nell'800, era un po' l'emblema, soprattutto per i nobili, del, diciamo, del lusso, del buon vivere, del buon mangiare. La nouvelle cuisine era famosa e quindi le famiglie nobiliari napoletane, anche quelle reali, mandavano i loro cuochi in Francia per imparare e tornavano con un soprannome, poi cosiddetti Monsù alla francese. Ed ecco che quindi il babà arriva qui a Napoli con questo nome. Perché? Perché questo Matteo Lenzischi era innamorato delle favole e in particolar modo dei Alibaba e 40 ladroni, quindi delle favole di Mille e una notte. Se invece parliamo della sfogliatella, anche qui dobbiamo un po' allontanarci da Napoli, perché pare che sia nata in un convento sulla costiera amalfitana. Quello che però che è particolare è che il babà da un lato e la sfogliatella dall'altro hanno però delle reminiscenze che ci rimandano in realtà alle, diciamo così, ad elementi sessuali, no? Il babà è evidentemente un simbolo fallico, ma pure la sfogliatella, pur essendo nata in un convento, in realtà ha delle sembianze tipicamente femminili. Sfogliatella e babà vengono poi accompagnate nella nostra tradizione, insomma, dal caffè. Il caffè che come abbiamo visto non troviamo soltanto nella letteratura, ma ritroviamo più volte anche nella musica. Abbiamo ascoltato come prima canzone quella di Nino D'Angelo, abbiamo ascoltato quella di Pino Daniele, adesso ascoltiamo probabilmente la canzone sul caffè che è un po' più nota a tutti, di questo autore che era un semplice garzone di bar, che proprio nel vedere quello che accadeva mentre serviva il caffè e nel paragonarlo alle donne, scrive questa canzone e dedica a questa fanciulla a tazze di caffè. Ria sapeva che si mi vedita, facita sempre la faccia amareggiata, ma voi quando più brutta la facita, più bella l'occhio mi aveva presentata. Io mo non saccio se me n'ha correggita, da questi modi brigida, da se caffè parita, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma tanto che ci ha avuta e tanto che ci ha girà, con dolce sotto la tazza fino a bocca va ad arrivare. Più tempo passa e più va raffreddato, invece va scarfato, caffè squisito. O bella casi pure vacellata, si dà l'inizio un caffè granito, facite concorrenza limonata. Più che mano voglio sentire la voce, che a questi modi briccidata, c'è caffè parita, sotto tenita zucchero e coppa marasita, ma tanto che c'è avuta e tanto che ci ha girato, con dolce sotto la tazza fino a bocca ma d'arriva, voi si da mamma il passatore, e in bellezza mio figlio di Cartaro.
si mi va da partita a Cagnacor, io faccio carte per senza renare, bella pareglia fosse ma fa amore. A questi modi bricciata, c'è caffè parita, sotto tenere zucchero e coppa amarsita, ma tanta cacciata e tanta caccia gira, con dolce sotto la tazza fino a mocca ma ad arrivare, con dolce sotto la tazza fino a mocca ma ad arrivare. E ci prendiamo 10 minuti di pausa così che poi riprendiamo lo spettacolo. Grazie.